Barney Ross difende i suoi titoli, quelli leggeri e dei super leggeri, nei confronti dell'italo-americano Tony Canzoneri. New York City, 12 settembre 1933. È partita la prima ripresa. Ross ha firmato una borsa per $35,000 per difendere i suoi due titoli. Canzoneri è il pugile con le bande, le strisce bianche sui pantaloncini. Si è mossa tutta la comunità italiana per seguire Tony Canzoneri, un enfant prodige della box, a 16 anni già professionista. Prima dei 20 anni ha combattuto per il titolo in due categorie diverse. Per un attimo è intervenuto Arthur Donovan, che è il referee di questo incontro. Finisce la prima ripresa. Siamo al terzo round della sfida per il titolo mondiale dei leggeri e dei super leggeri, che difende Barney Ross. Ross è il pugile più alto, che adesso lavora con il jab. L'italo-americano Tony Canzoneri invece con i pantaloncini con le strisce bianche. Prova a toccare con il sinistro, molto attento Donovan, il referee. Incontro previsto sulla distanza delle 15 riprese. Prova a toccare con il sinistro Ross. A due mani Canzoneri. Prova il sinistro Canzoneri. C'è il pubblico delle grandi occasioni a New York per seguire questa sfida. Interviene nuovamente Arthur Donovan, il sinistro di Canzoneri. Altra ripresa molto equilibrata in questo avvio. Tocca due volte con il jab Ross. Ambiente elettrizzante. C'era molta attesa per questo incontro. Finisce così la ripresa. Ottavo round tra Tony Canzoneri e Barney Ross. Canzoneri, che ha combattuto in più categorie, ha cominciato nei Gallo, dove ha sfidato Bud Taylor per il titolo vacante. Molte interruzioni. Canzoneri chiaramente cerca spessissimo la corta distanza, si avventa sull'avversario per evitare soprattutto il jab. Per un attimo costringe le corde Ross, vuoto con il gancio sinistro, il sinistro invece di Ross, che poi tocca a due mani. A vuoto Ross, che viene avanti, prende l'iniziativa. Serie di finte da parte di Canzoneri, interviene nuovamente Donovan.
difficile per entrambi riuscire a portare qualche buon colpo, soprattutto perché Canzoneri continua in questa sua tattica, cerca di accorciare spesso, ogni tanto poi, come abbiamo visto, prova il sinistro dalla media distanza. Canzoneri che, dopo aver sfidato Taylor nei pesi gallo, è passato ai piuma prima di arrivare poi ai leggeri. A due mani ancora Ross, pugile di raro coraggio, un cuore grande. Legano molto i due, ha un gran bel da fare Donovan, che è sempre vicino ai due pugili. Ancora due mani Ross, che va a segno, costringe le corde del suo avversario. Titolo americano in difficoltà. Molto veloci le combinazioni proposte da Barney Ross, che qui si deve appoggiare alle corde. Interviene ancora Donovan a separare i due pugili e finisce anche questa ripresa, secondo me favorevole a Ross. Nono round di questo rematch tra Tony Canzoneri, che cerca la rivincita nei confronti di Barney Ross, che lo ha battuto il 23 giugno scorso, vittoria ai punti in 10 riprese. E anche questo duello sembra essere molto combattuto. Questa è una fase cruciale del match. Si va sulla distanza delle 15 riprese, lo ricordo. Tony Canzoneri, il pugile con i pantaloncini scuri e le strisce bianche. Più alto il campione in carica. Barney Ross, più massiccio fisicamente, l'italoamericano. Con il jab, ancora Ross, lo doppia. Prova a scatenarsi con il sinistro, si scambiano colpi durissimi a due mani tutti e due. Fase incredibile, tutti in piedi a New York per seguire questa appassionante nona ripresa. Gran lavoro da parte di Donovan. In palio il doppio titolo dei leggeri e dei super leggeri. A due mani Tony Canzoneri, che va a segno con il sinistro. Altro intervento di Donovan. Con il destro Canzoneri, ancora con il destro, si appoggia le corde l'italoamericano. Viene avanti Ross con grandissimo coraggio, non indietreggia di un centimetro. Si appoggia le corde Canzoneri, a due mani l'italoamericano, destro e sinistro. Incredibile fase. Si accende improvvisamente l'incontro. Il pubblico impazzisce qui nell'arena di New York. Non possono reggere questo ritmo per tutta una ripresa. Si aggrappano l'uno sull'altro. Gran ripresa di Canzoneri. Ancora due mani l'italoamericano. Un gancio velocissimo di Ross nel finale. Undicesima ripresa. Barney Ross affronta Tony Canzoneri in una sfida veramente equilibrata, combattuta. Precedente incontro a Chicago, incontro che non ha del tutto convinto, ci sono stati molti dubbi avanzati dagli esperti, e anche questo incontro è equilibrato. Ross cerca di sfruttare la velocità e l'allungo, interviene ancora Donovan, Canzoneri è lì. Davvero un gran bell'incontro, soprattutto abbiamo assistito a
una ripresa straordinaria con fasi esplosive. Qualche problema per Ross comunque nello sfruttare il maggiore allungo, non ci riesce al meglio, o almeno non ci riesce come vorrebbe. Canzoneri si muove molto, non permette all'avversario di avere un bersaglio più comodo. Anticipato con il jab Canzoneri. Va vuoto con il gancio sinistro Ross, poi tocca con il successivo gancio. Con il destro Canzoneri. A due mani Ross. Sembra essere stanco adesso però l'italoamericano, anche se si muove, si appoggia adesso alle corde. Ross sembra essere più tranquillo. E finisce la ripresa, favorevole a Ross. Siamo arrivati al 12° round. Deve intervenire subito Donovan. Si incrociano con il jab. Due volte Canzoneri, che aveva pensato anche al destro ma poi ha rinunciato. Ancora con il jab Canzoneri, che si muove abbastanza bene sulle gambe, anche se è apparso nel precedente round sul finale di ripresa un po' stanco. Rimane l'equilibrio. Difficile davvero giudicare questo incontro. Incontro che in certi momenti si accende improvvisamente, con tutte e due i pugili che riescono a trovare il bersaglio. Ancora Ross. Si incrociano con il gancio sinistro. Rumore assordante a New York. Questa è sicuramente una ripresa migliore per lo sfidante, che si è ripreso dopo un round difficile, dopo una fase difficile, anche se la differenza comunque è stata minima. Ancora due mani Ross al corpo. Reagisce Canzoneri, anche lui con un lavoro ai fianchi. Entrambi sembrano aver cambiato improvvisamente strategia, e finisce il round favorevole allo sfidante. Si ricomincia. Sfida mondiale tra Barney Ross e Tony Canzoneri. Tony Canzoneri che si è ripreso in questo finale. Sinistro e destro da parte di Canzoneri. Canzoneri lo sfidante, a cui i pantaloncini si possono distinguere da quelli dell'avversario con le strisce bianche. Accorcia ancora Canzoneri. Sembra in controllo comunque Barney Ross. Parte con il sinistro Canzoneri. Deve separare i due pugili Donovan. Buona combinazione per Canzoneri, e poi Ross è costretto a legare. Con il sinistro Canzoneri a due mani, tocca ancora con il destro, finalmente ha trovato la via giusta Canzoneri.
con il destro, un bel montante Canzoneri a segno. Di nuovo Canzoneri che anticipa l'azione dell'avversario. Si fa sentire la comunità italiana presente a bordo ring. Ripresa favorevole allo sfidante. Siamo ormai arrivati a due round dal termine di questo incontro mondiale per i titoli leggeri e super leggeri che detiene Barney Ross. Questi ultimi momenti potrebbero essere decisivi. Ancora una buona fase per Canzoneri, che si è ripreso davvero da un momento difficile. Adesso è lui che sta facendo l'incontro. Ross per il momento sembra costretto a rimanere a guardare. Il linguaggio del corpo sembra dire al momento Canzoneri. Comunque incontro equilibrato, la parte centrale sicuramente ha visto Ross fare meglio. Ma adesso è Canzoneri il protagonista sul ring di New York. Ancora una volta interviene Donovan. Siamo arrivati agli ultimi minuti dell'incontro. Ultima ripresa, quindicesimo round. Difficile ancora vedere uno dei due pugili che abbia saputo fare davvero di più dell'altro. C'è molto equilibrio, sarà difficile giudicare alla fine questo incontro. Parte ancora Ross, ma è Canzoneri ad andare a segno. Prova il montante destro. Canzoneri vuole la rivincita, vuole portare a casa la vittoria che gli è mancata a Chicago davanti al pubblico favorevole, ovviamente al campione. Erano quasi tutti per lui. Ha bisogno di questa ripresa Canzoneri se vuole avere davvero qualche possibilità di battere il campione. Si appoggia le corde Canzoneri, tocca con il destro, poi interviene il referee. Ancora con il sinistro Canzoneri che anticipa l'azione di Ross. Ross adesso viene avanti un po' all'arma bianca, si rende conto che ha bisogno anche lui di quest'ultima ripresa. Gran finale di Tony Canzoneri. Con le ultime energie che gli restano, Canzoneri tiene ancora impegnato il suo avversario. Grandissimo finale di questo incontro. Ma non basterà a Canzoneri, perché il verdetto sarà per Barney Ross. Decisione non unanime in favore del campione.